Ogni romano è buon tifoso. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Stefano, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Hai notizie, caro Mimmo, caro notizie Mimmo di video? Quindi 20 e 45, no? Interpretazione. Le notizie innanzitutto. Parliamo del derby. Il primo derby si giocherà, certo, ufficialmente, è stato comunicato dalla Lega Calcio, si, certo, giocherà alle 20:45. Allora io voglio fare subito una domanda, sì, a Stefano. Vai. Stefano, come mai i derby di campionato non si possono giocare di sera e i derby di Coppa Italia invece si possono giocare di sera? E l'ordine pubblico e i problemi? È la competizione che rende più tranquilli. Chiami Stefano? Cioè, no, scusami, Mimmo, hai ragione. Non ho parole, Mimmo, non lo so. È evidente che sta cambiando l'aria intorno a... Oppure comanda chi c'ha i diritti televisivi? Anche. Beh, forse, soprattutto. Anche. Però voglio dire, adesso dovrebbero spiegare come mai appunto gli altri derby non sono stati fatti più giocare di sera ormai da anni, ma tutti alle 15. Addirittura io ricordo, Gabriele, tu correggimi se sbaglio, sì, se in occasione del derby d'andata di questo campionato si era parlato di un'ipotesi 12:30. Sì, sì. Come no? Come no? Certo, poi è un'ipotesi che è stata cancellata, la partita si è giocata regolarmente, nel senso di regolare come accadeva prima, alle ore 15, improvvisamente il derby di Coppa Italia si gioca alle 20:45. Quindi io lo chiedo, aiutatemi a capire, perché io non capisco. Che derby è? Non è un derby questo? È sempre derby, mi sembra. Quell'altro allora non era un derby, era un derby di campionato, questo di Coppa Italia. E adesso il derby, quello che ci sarà è il derby di ritorno, di campionato parlo, sai. Lo faranno giocare alle 15? È probabile. Ah, e quindi quelli di Coppa Italia 20:45? Ma non lo dà la Rai quello. Ah, ho capito, quindi allora mi stai confermando che l'editore, chi c'ha i diritti. Sai che l'editore, sì, perché l'editore poi della Rai è il governo. Quindi non è un problema di eventuale sicurezza, ordine pubblico, no, cose di questo, ma genere. Ma adesso c'è una, diciamo, chiamiamola felice, una felice convergenza, no? Cioè, sì, c'è una convergenza parallele, te le ricordi, sì, Stefani, esatto, tanti anni fa. C'è un ministro un po' più, no, favorevole all'allentamento di certe cose, in situazioni c'è di mezzo la RAI, sì, editata dal governo, certo, gli effetti, questo non c'è dubbio, certo. E quindi le cose si incrociano. Però diciamo che da questo momento in poi prendete una decisione che sia quella. E non è che famo che giochiamo a Buzzico Rampichino, no, una volta qui, una volta là, eh. Soltanto questo. Che insomma gioco è? Buzzico Rampichino. Buzzico Rampichino. Vabbè, Gabriele, so cosa sia. Gabriele, ma tu. Ma lui ci fa, perché non lo sa perfettamente. Ma non lo so, no, no, il problema sai qual è, che non lo sa davvero. Non lo so, Mimmo. È quello il punto, ma il problema suo, scusate, mica mio, però, tuo, comunque. Posso, cioè, non è che stiamo parlando dello Sturm und Drang. No, no, cioè, vabbè, però dai, sapere, vabbè, che cos'è. Ah, vabbè, cos'è. Però dai, Buzzico Rampichino, se tu fai un piccolo sondacciuccio a livello degli ascoltatori, cioè, no, social, te lo dicono in 32 secondi, manco. Ma non me lo potete spiegare? No, dobbiamo parlare di altre cose. Parliamo di Rajan Nainggolan. Immagino che insomma se ne stia parlando molto ancora rispetto a questo video che probabilmente, come posso dire, viene etichettato da chi ha voglia di dire una cosa in un modo e chi la pensa magari in un'altra, trova la maniera comunque di dire, comunque ha forche caudine, deferimenti e cose di questo genere. Insomma io credo che Rajan Nainggolan in qualche modo dovrebbe essere un pochino più attento. Ieri facevamo il discorso, se te lo ricordi, di Berdini, no? Sì. L'assessore che quando parla deve comunque stare un po' più attento con chi parla, magari questo è un consiglio che può valere per tutti, per me e per te, anche magari per Rajan Nainggolan. Credo che abbia detto delle cose esprimendo un parere personale, non credo che sia qualcosa di, come posso dire, passibile di una squalifica o cose di questo genere. Poi aiutatemi, insomma, perché non credo che abbia detto, ha detto io odio la Juventus, ma insomma c'è qualcuno che potrà dire io odio la Roma, chi potrà dire io odio il Milan, la Lazio, l'Inter, cose di questo genere. Insomma non credo che sia un comportamento antisportivo, antiregolamentare, ma magari mi sbaglio. Devo dire che ha fatto effetto, molto effetto questa cosa, anche perché poi lui si presenta con la sigaretta, le cose, quindi come se abbiamo scoperto ieri sera che Nainggolan è uno che fuma o che magari la sera gli piace uscire. Devo dirti che un conto è questo, un conto magari un'intervista pianificata con tanto delle camere, luce a favore, e dire, dico una frase a caso, no? L'Inter non sa perdere anche se è abituato a farlo, no? Un po' diverso, sì. È un pochino diverso lo scenario, tutte le cose complementari, però anche quella non mi sembra, come posso dire, magari le due cose, diciamo che allora a beneficio dei ben pensanti, non sono assolutamente paragonabili, però se c'è stata una caduta di stile da parte di Nainggolan, io ritengo che se qualcuno dice all'Inter non sono abituati a perdere, anche se ormai da tempo, non sanno perdere, ormai sono abituati da tanto tempo, non lo trovo una cosa di grandissima classe, ma forse sbaglio io, ma ricordo Giacatta e Giacartone per esempio, ma comunque poi dopo tutto
viene messo nel cantone, va bene così, insomma, darei la giusta rilevanza. E soltanto ricordando un pochino a tutti i protagonisti di avere un po' più di attenzione quando magari rilasciano determinate dichiarazioni, insomma, però poi quello poi sta alla natura personale, Gabriele, ma se quello le vuol dire le cose le dice, nell'uno e nell'altro caso, se le vogliono dire, o che sia John Elkann, che sia Raja Nainggolan, che poi le dicessero, ma va bene così, poi se hanno sbagliato, qualora chiunque dovesse sbagliare, poi ne paga le conseguenze, quindi è chiaro che fa un pochino di rumore, è chiaro che fa un pochino di notizia, fa attenzione. E lo ripeto, anche per la sigaretta, anche per le cose, però insomma. Però era stato lo stesso Wilmots, no, a dirci che non fumava. Vabbè, ma insomma, anche dai. Szczęsny fuma, per dire. È come dunque scoprire che Nainggolan fuma è come dire a Roma c'è il Colosseo. Cioè, mi sembra che esca, okay. Forse è così, hai ragione te, un po' di ingenuità nel non riconoscere il fatto che essendo un personaggio pubblico. Ma si vede che lui è fatto così, ma che ne puoi sapere? Magari lui sta bene anche a comportarsi così, insomma, non... Poi lo ripeto, se uno sbaglia poi paga le conseguenze, cioè non è che leggo o sbircio, la società deve intervenire, la società deve, insomma, io credo che la società poi in che modo possa intervenire se un suo tesserato se mette a parlare con dei ragazzi e dice determinate cose, semmai la società poi a posteriori non è può fare una marcatura preventiva, no? Se, no. Semmai poi dopo no. Cioè, poi prende provvedimenti, ammesso che sì, ammesso che ci siano gli estremi, no? Insomma, no, poi questo dipende sempre dal comportamento di ogni singola società, quindi insomma credo che se ne sia parlato abbastanza, giustamente, però insomma riconduciamolo a quello che è un esempio di come si possa fare tra virgolette giornalismo nel 2017, insomma, no? Quindi Mimmo, in tutto a questo ci aprirebbe un grandissimo discorso, ovviamente legato anche, lo ripeto, all'esempio dell'assessore Berdini e l'intervista alla stampa, insomma, però lì dovremmo avere un file molto molto più ampio. Forse conviene restare un po' più sul tecnico e dire quello che succederà a Crotone, dove ci sarà tutta un'altra partita, dove magari non ci sarà la ressa a farsi ricoverare al pronto soccorso per poter andare a mettersi nella finestra dell'ospedale che dà sullo stadio per vedere la partita, insomma. Aia. Abbiamo cosa? Parliamo dell'uscita? Ma questo è successo l'altra sera, L'abbiamo visto. È stato inquadrato pure più volte, poi dopo ho letto con grande attenzione che c'era stato il boom dei ricoveri proprio per poter. Sì. Non sto dicendo delle cose, no. Mi sto inventando, sono cose che ho letto sui giornali, giornali qualificati, ma insomma voglio dire, non credo che succederà la stessa cosa domenica, perché c'è un'attenzione diversa, sarà diversa probabilmente l'attenzione anche da parte del Crotone, che mi è sembrato partire un pochino rassegnato contro la Juventus. E forse aveva ragione Buffon quando diceva quelle cose a livello di scansamenti o cose varie, ma non per un fatto proprio di volontà, proprio perché quando uno si rende conto che è più debole di un'altra squadra, è chiaro che va in campo con l'atteggiamento di quello che dice possiamo vincere solo se non si presentano. Questo è l'insegnamento che ha dato il loro allenatore. E a distanza di pochi giorni avremo un confronto indiretto tra la Roma e la Juventus, vedere come si comporterà la Roma. Ieri ci siamo divertiti anche attraverso il finto tonto, Ubaldo che faceva il finto tonto nel non capire quello che stavamo dicendo riferimento a Salah. Io credo che sia un argomento da un punto di vista strettamente calcistico l'argomento più importante di questa vigilia di partita. La mia sensazione, se dovessi dire, se è che Salah e Perotti stanno ancora in panchina e che continuerà a giocare la squadra che ha giocato contro la Fiorentina. Ho letto e leggo, no, che ci sono delle gerarchie, proprio perché ci sono delle gerarchie è giusto tenere presente la prestazione che ha fatto la Roma contro la Fiorentina. Sì, quindi se parliamo di individualità, Sharawi perché deve giocare, solo che Sharawi deve tornare in panchina. Io parto con Sharawi, poi può essere rimpiazzato nel corso della partita. Sì, ma credo che sia un atteggiamento che anche un allenatore tiene in considerazione, no? Cioè tu non puoi pensare che se tu impieghi non è stato questo il caso di Esciaravi, no? Tu metti Esciaravi perché non c'hai Nainggolan, non c'hai, sì, Nainggolan ritornerà sempre, non c'hai Salah, Esciaravi ti fa 3 gol, la partita dopo levi perché deve tornare Salah, insomma, no? Sarebbe una scelta, diciamo, non azzeccata al 100%. Esciaravi non ha fatto 3 gol, comunque anche grazie al suo contributo la squadra per me ha fatto una super partita contro la Fiorentina, indipendentemente da quello che viene raccontato che la Fiorentina non si è presentata. C'è sempre comunque una connessione tra il fatto che una squadra
presumibilmente non si presenta, e l'altra che vince facile, perché forse è più forte, molto più forte quell'altra, che la gioca meglio e quindi non permette alla squadra avversaria di presentarsi, diciamo, usando questo verbo, no? E quindi io ritengo che le probabilità che si possa confermare la squadra che ha battuto la Fiorentina siano altissime, con Salah e Perotti ancora in panchina. Ma insomma, oggi che cos'è? Oggi è venerdì, c'è ancora l'allenamentino di domani, poi la partita domenica viene presto, a mezzogiorno e mezza tutti a seguire questa partita, e poi giovedì che c'è Villarreal Roma, e che sarà? E che sarà mai? Bello, e che sarà? Non vedo l'ora io. Ma perché vai? No, purtroppo no. Questo mi dispiace, perché sarebbe stata una trasferta carina, io ci sono stato. Qualcuno va però di noi. Sì, sì. Ok, perfetto. Diciamolo. Io ci sono stato, è comunque una cittadina carina, lo stadio è civettuolo. La squadra mi sembra più forte di quello che ci vogliono raccontare. Il Madrigal, sì, è comunque un appuntamento importante. Il fatto che si giochi la partita di ritorno allo Stadio Olimpico teoricamente dovrebbe metterci, come posso dire, un pochino più di serenità addosso. Ricordo Porto Roma, la villa d'andata, Roma Porto di ritorno, quindi cancello immediatamente tutto quel pizzico di serenità che magari potevo avere. E comunque la Roma sicuramente la sua qualificazione al turno successivo se la giocherà grande fetta nella partita di andata, come sempre capita, con la speranza che riesca a non prendere gol. Dica. Ripartiamo da De Rossi, il cuore oltre la fine. Ah, che bellissimo titolo. Sì. Ok. Dai, va bene. Mimmo, eccoci qui. Insomma, parliamo di questi rinnovi contrattuali con De Rossi e Strootman, che sembrano quelli più vicini, un pochino più semplici. Sì. E invece Spalletti, Manolas, Nainggolan adeguamento. Chiedere, secondo te, dopo si intervista poi così, no, Non vi dimenticate mai del capitano da Roma? Comunque, certo. Okay, dimmi. Il capitano da Roma decide lui. Non propriamente, insomma, non credo che ci sia una clausola per cui decido io, quindi automaticamente sono rinnovato. No, nel senso che lui deve far sapere, però, se intende rispettare l'accordo in essere o se vuole modificarlo. Perché lui, chiedo scusa, l'accordo ce l'ha. C'è stato un comunicato, quello del rinnovo, in cui c'era scritto nel comunicato del rinnovo di Francesco, l'ultimo contratto. Esattamente, da parte della Roma. Quindi ecco perché dico. Ci può ripensare anche la Roma, lo vedo un po' difficile, avendo poi Francesco anche un contratto già da dirigente, ma insomma lui si sente ancora al 200% calciatore, insomma, quindi lì sarà un altro argomento di discussione, servirà molto buon senso, io credo, ma insomma ci sarà modo e tempo per parlarne, perché le priorità credo siano altre, sia Spalletti innanzitutto. Sì, però scusami Mimmo, sì, non c'è dubbio che la priorità sia Spalletti, però se un giocatore dell'importanza di Francesco, per quello che rappresenta e potrà rappresentare, ti chiede di, se era l'ultimo contratto, ma io almeno un altro anno lo voglio fare, io non credo che la Roma abbia la forza di dire assolutamente no, ma e sarebbe pure sbagliato di dire no. Ma se è vero, io ricordo anche alcune dichiarazioni che poi, diciamo, possono lasciare il tempo che trovano, ma Spalletti disse: se Totti non rinnova io me ne vado. Sì, come lo ricordi, inizio di stagione fece una dichiarazione di questo tipo. Ma anche altri hanno detto, anche Gandini credo che abbia detto quest'anno gioca finché vuole. Totti è sempre comunque un argomento scivoloso, sai, questo lo sappiamo perfettamente. L'anno scorso è stato affrontato quasi in extremis, ecco perché io ti parlo di priorità, forse per la società al momento sono altre, ma comunque verrà affrontato anche quello. Credo che le priorità al momento siano innanzitutto l'allenatore, perché ha un contratto in scadenza, non so quanto abbia ancora voglia di restare alla Roma, non si sbottona né in un senso né nell'altro, alcune volte sembra che sia lui, per come si comporta, il presidente, l'allenatore, il direttore sportivo della società, altre volte invece ti lascia un pochino più perplesso. Io faccio fatica a pensare che non abbia già parlato con la società in maniera eloquente, per capire che cosa fare nella prossima stagione o nelle prossime stagioni. Io ritengo che Spalletti sia un allenatore ambizioso e probabilmente ha voglia di vincere qualche cosa, non mi sembra che la Roma stia lottando per la retrocessione, mi sembra che la Roma sia comunque una squadra forte, l'organico che è stato allestito è sicuramente di valore, poteva essere migliorato, potrà essere migliorato, e quindi diciamo che una base
per dare determinate garanzie all'allenatore già c'è, poi l'allenatore pretende altre cose, questo lo sa soltanto lui, però al momento il rinnovo più importante, Gabriele, a mio giudizio è quello di Spalletti. Una volta poi sistemata la faccenda allenatore, un contemporanea, insomma faccio soltanto una scaletta magari neanche temporale, ma così come tanto per argomentare il mio discorso, c'è ovviamente Manolas che comunque rappresenta un bel assegno circolare per la società, giusto? Sai, quindi come no? Sai, devi anche tutelare la possibilità di mantenere questo tuo assegno circolato a determinate condizioni. Il discorso di Strotta mi sembra un pochino diverso, perché lui dopo 3 operazioni al ginocchio non ha mai negato una riconoscenza nei confronti della società, che l'ha pagato oltre che l'ha aspettato, perché qualcuno dice sì, la Roma è stata brava a aspettarlo, no, la Roma è stata brava pure a pagarlo. Ah, certo. Perché la Roma sotto questo aspetto credo che sia al di sopra di ogni sospetto, e guardate quello che ha fatto qualche mese fa, non tantissimi mesi fa, con Balzaretti, cioè l'ha aspettato, gli ha permesso di recuperare stando forse quant'era Gabriele? Un anno, forse qualcosa più fermo, sì. Poi l'ha aspettato, gli ha fatto giocare l'ultima partita, dopodiché l'ha inserito nei propri quadri dirigenziali. Mi sembra che sotto questo aspetto la Roma sia irreprensibile, eh? Quindi vediamo quello che succederà. Per Nainggolan si tratta dell'adeguamento di un contratto che non è in scadenza dopo domani, c'è ancora dunque 2017, se non sbaglio c'è 2 stagioni e mezza ancora, e quindi vuol dire che non c'è un'urgenza, se non magari legata alla voglia del calciatore di sentirsi un pochino sistemato. De Rossi è un discorso, come dicevi, del cuore oltre la firma. De Rossi credo che abbia tutte le intenzioni di continuare a giocare con la Roma, qualora ovviamente ci fossero le condizioni per farlo, che sono delle condizioni di natura economica, ma io mi devo fidare di quello che dice De Rossi. Forse mi fido di lui come di pochi altri calciatori che ci sono in giro, quando dice tra me e la Roma non sarà mai un problema economico, questo ha detto Stefano un mesetto fa, sì, giù sì, di lì, e io voglio sperare che sia così, che non se ne faccia un discorso meramente economico. Lo stesso ragionamento la Roma e Totti e la Roma l'hanno fatto in occasione del rinnovo contrattuale, l'ultimo che c'è stato, perché lì non si è trattato di dire voglio questi soldi se no non firmo, lì si è trattato di dare continuità a un certo tipo di rapporto su basi ovviamente differenti rispetto a quelle precedenti, basi sulle quali l'effetto economico pesava poco riferimento invece a quello che era l'aspetto proprio passionale del cuore, e credo che per De Rossi verrà fatto un ragionamento simile. Lui lo sta facendo questo tipo di ragionamento, e non credo che la società abbia intenzione di privarsi un calciatore che al momento ha dimostrato di essere ancora un giocatore validissimo, che è vero che è stato 712 anni senza giocare e che ha rubato lo stipendio per altri 420 anni, però insomma, visto il De Rossi degli ultimi tempi, mi sembra che sia un giocatore diverso. Io nessuno me levo dalla testa quanto i possa aver fatto bene a De Rossi lo stare in nazionale, parlo della passata stagione, l'europeo, cose di questo genere, con Bertelli. A me nessuno me leva dalla mente. Calla. Ripartiamo da Bertelli, un attimo, da Bertelli, no? Bertelli. Ok, vai. Mimmo. Eccolo. Bertelli, credo che se uno vince per 2-3 anni di seguito il premio come miglior preparatore del calcio italiano, qualche cosa, beh, certo, debba valere, no? Sai, la Roma ha avuto la fortuna di poterlo annoverare nel proprio staff quando c'era Spalletti, poi lui ha fatto una scelta diversa, non se l'è sentita di andare in Russia, come magari hanno fatto altri tipo Domenichini o Baldini, e poi si è legato giustamente al carro di quello che probabilmente è fra i più bravi allenatori che c'erano in quel periodo in circolazione qui in Italia, Antonio Conte, che se l'è tenuto bello stretto. E il De Rossi che io ho visto all'europeo, il post europeo di De Rossi, credo che in qualche modo stia sfruttando ancora quel lavoro lì. Non ne ha fatto mistero lo stesso Daniele, dicendo che durante la preparazione dell'europeo insomma si era lavorato moltissimo, che lui aveva tratto dei grandi benefici da quel tipo di lavoro. Non so se avete presente la distorsione alla caviglia che ha preso Daniele prima della partita contro la Fiorentina, sì, durante il riscaldamento, sinistra, sì. È una cosa che fa impressione pensare come, no? Tu comunque subisci un problema di quel tipo, insomma stai lì un attimo, ci pensi, e poi comunque vai in campo e giochi fino alla fine. Mi sembra che abbia fatto una partita straordinaria. Allora io dico, se
lui deve giocare in quel modo tutte le partite, e che durante il riscaldamento si faccia ogni volta una distorsioncina alla caviglia, perché se quello porta bene, o magari qualcuno che sta lì ci pensa direttamente lui, perché una stecchetta, perché io ho visto, io sono un vecchio fracicone, questo insomma sono uno che va a guardare sempre i particolari, magari chiedo aiuto a chi magari ha visto meglio di me attraverso immagini televisive. Alla fine della partita, sai che i giocatori si abbracciavano, sotto questo aspetto c'è un grande gruppo, credo, no? Nella Roma. E ho visto che a un certo momento Rudiger ha fatto una scianchetta da dietro a qualcuno. Però siccome erano con il giubbotto, perché erano evidentemente usciti, allora le cose sono due: o era Nainggolan oppure era De Rossi. Se qualcuno mi aiuta a capire perché, perché se Rudiger si mette a fa botte scherzando con tutti, a me questa cosa mi diverte molto, come mi ha divertito molto vederlo quando sta steso sdraiato in palestra, si è fatto montasopra da Strottmann, Mario Rui, forse c'era anche Nainggolan. È veramente un animale. Sai che cosa mi faceva ridere? Che quelle cose lì si facevano quando io avevo 12-13 anni, che giocavo a fine partita, giocavo con amici miei, era contento, e per giocare, per scherzare, per divertirsi, uno arriva quello da dietro, no? O te fa la scianghetto, oppure hai presente quando uno si mette accucciato dietro e dai la spinta, buffate e far volo, roba da così, proprio da campo pian due torri, in metà degli anni 70. Però vederlo fa in Serie A da calciatori professionisti che ancora si comportano come bambini, non lo so, è stata un'immagine così, caruccia. Quindi se qualcuno riesce a individuare chi era il calciatore che è stato messo a terra con la scianchetta così, per una curiosità, tanto vedrai che sui social ci mettono due minuti a raccontarcelo. Mimmo, per quanto riguarda invece il nostro collegamento, che vorrei fosse circolare come i film più belli. Ma circolare, sì. Circolare, io dico circolare, meraviglioso. Buzzi con Rampichino. Buzzi con Rampichino, vai. Il stappetto era chiappa, è la cosa. Questo è un dizionario che ci ha postato. La conta designa il giocatore che sta sotto, ossia deve rincorrere gli altri, i quali al grido di buzzico debbono, debbono fuggire per non farsi dare il buzzico, cioè per non essere toccati, e dover perciò prendere il posto. Ma questa è chiapparella, è diverso. A Marino forse è chiapparella, ho capito, siete dell'entroterra, cioè siete sui castelli, non siete proprio al centro della città per essere per essere intoccabili basta ai giocatori il salire su un qualunque punto piano rialzato. Un albero, sarebbe bello vedere un giorno di questi un'esibizione, tanto c'è la radiovisione, no? Certo. Tu chiappi Riccardino Galopeira, chiappi Ubaldone Righetti, Soldatino Di Livio e Alvaro Piero Torre. E fate una però alcuni di questi invece che Buzio strillano Buzzicone, non vorrei che si offendesse. Era quello che volevo arrivare a dire. Il giocatore toccato. Ma dall'altro della tua ironia paracula, mai anticipato. Prende il posto di chi lo ha toccato. Di Peto. Peto. Il gioco prosegue così. Peto muore. Il gioco prosegue così via la stanchezza. Okay, bene. La testa. Vabbè. Poi parleremo anche successivamente di 3-3 Giugiù, Ah, pure questo non so di cosa No, è figura. Non sai di che cosa stiamo parlando? No. Me manni per favore il fatte conto, che non ne posso più. Mimmo. Dimmi. Fatte conto, dai. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie. Bacio, ciao, Mimmo, grazie. Ciao.